Il punto sul progetto SPRAR oggi alla provincia di Campobasso, a 2 anni dall'avvio, si cerca di offrire uno spunto di riflessione sulla questione dei rifugiati e richiedenti asilo in Italia in un momento in cui l'attenzione dell'opinione pubblica è disorientata. Intanto, con soddisfazione in città, il sistema va avanti e funziona, come spiegato dal presidente di Palazzo Magno, Rosario De Matteis. Organizzato dalla provincia di Campobasso insieme agli altri enti partner di questo progetto SPRAR, che ospita immigrati alla Contrada Feudo, ed è un progetto che è partito attraverso un finanziamento del Fondo Europeo e sta andando avanti benissimo nell'accogliere questi nostri fratelli, che non per colpa loro si trovano qua, ma per situazioni che sono a conoscenza di tutti. E quindi oggi è anche un momento per fare il punto della situazione. Ecco, il ringraziamento va anche ai partner, che sono l'associazione Dalla Parte degli Ultimi, che è un'associazione che si impegna e si interessa di queste problematiche, alla ASL e a tutti quelli che hanno collaborato. Il progetto è partito 2 anni fa e nel ristrutturare una vecchia scuola in disuso nella Contrada Feudo di Campobasso, ristrutturata e messa a disposizione di questi immigrati. E ci sono altri centri presso comuni come Pietracatella, come Ripalimosano ed altri, Oratino, che hanno partecipato attraverso le loro amministrazioni a collaborare in questo intento.